Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo video haul. È tantissimo che non faccio un video haul, quindi sono strafelice di registrarvi questo video. Non ve lo posso negare. Uno, perché è tantissimo che non giro questa tipologia di video, acquisti, saldi, eccetera. E un po' perché non vedo l'ora di utilizzare tutte le cosine che abbiamo comprato, che sono veramente, a parer mio, carinissime. Quindi niente, non vedo l'ora di sapere la vostra opinione, magari scrivetemi qui nei commenti cosa vi piace di più di quello che ho acquistato. Allora, gli acquisti sono Chiabi e Ikea. Direi di partire da Chiabi perché ci sono delle cose sfiziosissime, carinissime, poi per Babyale, sapete che quando trovo qualcosa di puccioso per lei lo devo prendere. Allora, inizio col farvi vedere il mega. Non ci sta neanche in video, comunque è un mega bustone gigante che metto qui sopra così riesco a prendere le cose senza piegarmi ogni 3x2. Quindi parto subito a random, proprio pesco così. Allora abbiamo le tre mutandine per me, parto in bellezza con questi tre slip molto carini. Avevo voglia di qualcosa di un po' più colorato perché dalla gravidanza, diciamo, poi in poi mi è rimasta qualche mutandina nera, bianca, un po' il classico, no? Anche un po' per l'ospedale. Quindi ho voglia di rinnovare il mio cassetto e quindi ho preso queste tre qua al prezzo di 5 euro tutte e tre, quindi le ho trovate molto molto carine. Poi ho preso per Alessandra questo pigiamino perché ragazze, tra battesimo, Natale, abbiamo ricevuto un sacco di abbigliamento per la piccolina, ma pigiami veramente veramente zero e quindi non erano in saldo, però come sempre da Chiabi costano poco, quindi 7 euro. Ho trovato questo pigiamino qua molto molto carino con scritto Petite Pomme d'Amour, veramente bello, con il suo pantaloncino abbinato con tutti questi cuoricini. Come resistere? E per 7 euro ho preso questo qua. Poi per 3 euro ho trovato questa camicia da notte molto carina. Vorrei eliminare, soprattutto in vista poi dell'estate, della primavera, un po' l'abitudine ai pigiami, no? Mi piacerebbe prendere qualcosa di un po' più anche sexy, se vogliamo, no? Meno pigiamoso, meno coccoloso, anche, ma anche qualcosa di un pochettino più sfizioso. Che mi faccia sentire un po' più donna e meno bimba, insomma, tanto per capirci. Comunque, non che sia niente di che, però partiamo con questa camicia da notte, tutta con queste micro stelline rosa. E ho pensato appunto che finché fa abbastanza freddo, visto che ha manica corta, sfrutterò ovviamente i pigiami, quelli un po' più invernali, però volendo potrei indossarla con una casacca che ho rosa, esattamente come queste stelline, quindi un rosa antico direi, quindi potrei sfruttarla mettendo quella casacca addosso, insomma, sopra. Quindi, insomma, è bella lunga, arriva più o meno al ginocchio. E insomma, quindi ho preso questa qui per 3 euro, direi pochissimo. Sempre per Babyale, questo body pagato 3,50 euro, molto molto sfizioso, molto carino. Con scritto My Little Sherry con tutte le applicazioni dorate, queste qui, e tante tante ciliegine, perché appunto My Little Sherry, mia piccola ciliegina. È veramente carino. Questo qua è 12 mesi, perché appunto inizia a vestire tranquillamente il 12 mesi. Poi, sempre per la piccolina, abbiamo scelto questo pigiamino in ciniglia, ma molto leggera, non di quella spessa. E anche questo ovviamente è 12 mesi, con anche qua dei cuoricini tutti grigi, glitterosi, ed è senza piedino. E poi la maglia sopra, ho perso la testa. Anche questa qui 7 euro, però guardate che sfiziosa. Guardate già il colletto, il fiocchettino e poi questo coniglietto molto molto puccioso, molto carino. E insomma, ho preso questi due qua. Poi per me ho preso anche un reggiseno molto molto semplice, ragazzi, anche perché non ho visto niente di decorato, di un po' avevo voglia di un reggiseno magari sul viola, sul lilla, quei colori che piacciono a me, però non ho trovato niente di mio gusto, quindi l'ho preso nero classico con un po' di pizzo qua sul bordo.
E va bene così, poi quando troverò qualcosa che mi piace, perché sono sempre dell'idea che per spendere, prendere una cosa che poi non vi convince, no? Meglio lasciar stare, tenersi i soldi in tasca e quando poi si trova quello che piace, lo si prende. Poi, sempre per la piccolina, quattro body fatti così, turchese, diciamo verde acqua con i pois bianchi, bianco con i rametti di fiori di pesco, rosa. Fatto così, che tende al salmone, e bianco con questo disegnino qui. Quindi molto molto carini, ce ne sono 4 e li ho pagati 10 euro. Quindi 2,50 euro a body, direi che ci può stare. Poi passiamo direi a Federico, perché questa roba rimasta è tutta sua. Allora, c'è questa felpina qui a 4 euro, vedete, scontata. Costava 6, ho preso una felpina molto molto semplice per la scuola per tutti i giorni. Poi ho preso anche dei pantaloni tuta perché lui facendo poi ginnastica a 5 euro per la scuola anche. Ho preso questi qua che non sono già più felpati, sono in retina, che può sfruttare tranquillamente poi anche in primavera e sono semplicissimi, insomma, proprio tutti grigi, lunghi, eccetera. Poi, rimanendo sempre sui pantaloni identici, li ho presi blu, sempre 5 euro, e senza scritte, molto semplici, tinta unita. Poi ho preso questa maglia qua, 3 euro, veramente poco, a manica lunga, con questi bottoncini sul davanti, con il bottoncino di riserva se dovesse perderlo, con questi orsi stilizzati, molto particolare, molto bella. 3 euro, quindi manica lunga, perfetto. Non in saldo, a Federico ho preso questa perché mi piaceva troppo, quindi me ne sono fregata dei saldi. 8 euro, però è troppo carina, secondo me lo farà impazzire. Poi lui gioca tanto ai videogiochi, gli piacciono Super Mario, Yoshi, Dragon Ball, no, Dragon Ball, Pokémon. Bisogna stare attenti a cosa si dice. E quindi, insomma, game over fatto così, qua è stampato, però la scritta game è ver, è praticamente in gommato, con tutti i puntini gommati, quindi molto molto bella. E questa qui a manica lunga, sempre 8 anni ed è 8 euro. Poi ho preso queste mollettine qua per la piccolina, perché appunto spesso c'è il ciuffo che gli va negli occhi, quindi ho pensato magari ogni tanto di fermarglielo poi con una mollettina. 2 euro in saldo gliele ho prese. E ultimo e non meno importante, questo jeans qui a 4 euro, scusate, anziché 7, in antracite direi, questo color grigio scuro, molto semplici anche questi, però belli, sembrano dei bei jeans, quindi per 4 euro, sinceramente, ne avrei presi anche altri, ma ne ha, quindi insomma, jeans ne ha. E basta, ragazze, quindi queste sono tutte le cosine acquistate da Chiabi con i saldi e non, perché appunto le cose baby purtroppo non avevano molti saldi, devo dirvi la verità. Per bimbi più grandi sì, ma per neonati già i prezzi sono molto bassi, quindi non hanno messo nulla in saldo, poca roba. E quindi questo è Chiabi. Direi di passare direttamente a Ikea, anche qua ci sono altrettante cose. Allora, mi avvicino intanto la sedia perché ho praticamente una scatola trasparente, non so se avete presente quelle grandi scatole di Ikea, dove sopra appunto ho messo un attimo lo zerbino che dopo andremo a mettere. Ragazzi, non aspettavo altro di fare questo video per poterlo mettere. Ho scritto welcome, molto molto semplice, pagato pochissimo e mi piace tanto, devo dirvi la verità, anche a Riccardo è piaciuto subito, 6 euro, quindi pochissimo e l'abbiamo acquistato. Poi, aspettate che mi organizzo. Allora, vabbè, coperchio, tanto per farvi vedere le dimensioni della scatola.
Comunque, grande grande, l'abbiamo acquistata per mettere delle cose di Alessandra. Ora vedremo se metterci i gioiellini che ha ricevuto per il battesimo o se per metterci dei vestiti, perché abbiamo preso anche dei contenitori per vestiti, quindi adesso ci organizziamo e capiamo bene come organizzare tutti i suoi vestitini e vari regali, battesimo, Natale, eccetera. Comunque, iniziamo con questi accessori. Ho preso un leccapentola rosa, rigorosamente rosa, che io utilizzo tantissimo, visto che uno è praticamente da buttare, tutto storto, si sta staccando. Ne ho preso un altro per poterlo cestinare, e poi ho quello che ho preso l'ultimo in legno, che è di Tiger. Però insomma, se si rompe anche quello, io non so stare senza leccapentola, quindi uno di riserva rosa. Poi spazzolina, questa qua, che può servire in cucina per grattare appunto qualche incrostazione. È comoda da avere, la appenderò lì ai miei gancetti e insomma sono contenta. Poi costava 80 centesimi, leccapentola 1 euro, mi pare 99 centesimi. Poi ho preso il purpurì, il classico Dofta. Questo qui è alle more. Il profumo mi piaceva molto, forse lievemente troppo dolce, però l'alternativa era cannella. Io non sono amante della cannella, quindi ho preso questo qua un po' anche per il colore. Vedete che ha questo colore comunque tendente al violetto, quei colori che piacciono a me. E ne ho presi due pacchetti, così posso buttare questo qui che avevo sempre preso sul fucsia, che non c'era più, mi pare fosse alla rosa. E quindi secondo pacchetto. Poi abbiamo preso un po' di candeline, ragazze, perché noi d'inverno le accendiamo veramente tanto per rilassarci la sera mentre guardiamo un film, insomma, le accendiamo e le guardiamo tanto. E quindi qui ce n'è 100 a 2,99 euro, mi pare, quindi comunque super conveniente. Sono classiche, non profumano né nulla, anche perché che profumano le ho ancora, e quindi insomma, voilà. Quindi questa scorta di candeline semplici. Poi qua abbiamo gli asciugamanini, quelli che acquistai tempo fa con la mia amica Silvia, prima che nascesse Alessandra, avevo ancora il pancione, e insomma sono rimasta contenta di averli trovati, perché vanno a ruba. Durante l'allattamento, qualsiasi cosa, mentre le do il biberon, per asciugare una sbavata veloce, insomma, veramente sono utilissimi. E poi in più hanno i gancetti, quindi se ne avete di più, vi avanzano, eccetera, potete anche utilizzarli per asilo nido, materna, perché hanno i gancetti, e a scuola li chiedono esplicitamente con il gancetto perché i bambini li appendono, quindi fantastici. Poi questi qua non ricordo quanto li ho pagati, ma veramente poco. Mi pare che li abbiamo pagati su 2,50 euro, giù di lì. Poi copri piumino con federe IKEA, perché non abbiamo il piumino dell'IKEA. Abbiamo preso questa fantasia qua, che era in offerta. Io solitamente più di 20 euro cerco sempre di non spenderli per questi set, prendo sempre quelli in offerta. Questo qui era 19,90, perché ci sono di tutti i prezzi, è da 25, 29, 35, 45, però 45 già mi scoccia. Per carità, sono delle fantasie magari molto più belle, eccetera, però prendo sempre quello che trovo in offerta, giusto per poter cestinare quelli proprio brutti che abbiamo a casa e i più rovinati, insomma. Poi abbiamo preso, ecco appunto, faccio danni. Prima di utilizzarli già li rompo. Questo è un portaposate che ha visto Riccardo, che non avevo notato, costato 2,50 euro in acciaio, fatto così con tutti i fori anche sotto per le posate. Quando le lavate, appunto, le mettete qui. Noi per ora utilizziamo un bicchiere normale, solo che si crea sempre l'acquetta in fondo e non ci piace come cosa, quindi metto il portaposate dove c'è la parte rossa, dove io scolo i piatti, così si scolano anche le posate e poi le vado a riporre nel cassetto. Quindi molto molto utile, anche molto più elegante forse come rispetto al bicchiere. Poi questa ciotola qui, che abbiamo preso appunto perché era in strasconto, 1 euro soltanto, neanche al mercato, veramente, e mi piaceva opaca fuori, lucida dentro,
un'insalata, per qualsiasi cosa si vuol fare, anche solo quando si fa una torta e serve una ciotola per 1 euro. L'ho presa. Guarda, visto che guardavo il colore di questa tazza. Poi Riccardo ha visto che guardavo il colore di questa tazza, quindi mi ha preso questa, che è costata anche questa pochissimi euro, mi pare 2,50 euro, ma il colore, cioè guardate la maglia, cioè identico, un colore che io amo follemente, quindi è piccina, quindi magari va più per una tisanina, una cosa che non sia la colazione, perché tiene abbastanza poco, però è veramente carina. Mi piace tantissimo il colore, molto candido. Poi abbiamo preso questi qua che non avevo mai visto in giro. Sono dei sigilla ciotola, sigilla avanzi, no? Tipo questa ciotola. Io solitamente se avanzo qualcosa ci metto la pellicola. Per andare a risparmiare, quindi non andare a utilizzare 8 kg di pellicola, ho trovato questi qui. Ce ne sono due all'interno e sono dei sigilla ciotola, dei sigilla pirofila. È proprio direttamente una gomma che tu vai a lavare ogni volta e la riutilizzi, quindi fantastico, e si va anche a risparmiare sulla pellicola. Questo qua non era super conveniente, sarà sui 6 euro più o meno, quindi per essere due cose di plastica, però ce n'è due, quindi ci sta. Poi abbiamo scelto di prendere due contenitori di quelli sottovuoto per vestiti, magliette, appunto cose che vogliamo mantenere pulite fino al prossimo cambio armadio. Insomma, ne abbiamo prese due, sono abbastanza grandi. Questi qua sono 55 x 85 cm. Dentro si ha sia la cannuccetta per l'aspiratore sia i due sacchetti. Quindi ce n'è due per ogni pacchetto, quindi ne ho presi quattro. E spero mi bastino, insomma, almeno per mettere via qualcosa, insomma, che si mantenga già pulito, poi il resto lo laverò io o al prossimo giro ne comprerò altri se ci troviamo bene. Poi, sempre da abbinare, diciamo, alla scatola, questa qua che vi ho detto che utilizzerò per Alessandra, abbiamo preso questi due contenitori fatti così, con la cerniera intorno, questa qui arancione. Molto morbidi, dove all'interno si possono andare a riporre coperte, vestiti, quindi magari d'inverno ci possiamo mettere i plaid, oppure possiamo metterci dei vestiti di Alessandra che non mette più, insomma, qualsiasi cosa, cose ancora grandi da mantenere, le lavo, le voglio mantenere pulite finché lei le può indossare, quindi posso utilizzare questi, insomma, li abbiamo presi per riorganizzarci un po', perché veramente abbiamo ricevuto tanti vestitini per Alessandra. Poi ho preso due di queste confezioni di sacchettini IKEA. Sto guardando se sono uguali. Sì, 2,5, 3. Sì, sono identici. Pensavo di aver sbagliato. Sono quei sacchettini che si chiudono sopra dell'IKEA. Io li utilizzo veramente per tantissime cose. Sono fantastici per quando prendo la confezione risparmio del pollo e voglio congelarlo, faccio i sacchettini, qualsiasi cosa, a volte anche per cose non alimentari, veramente per tutto. Quindi sono veramente ottime, magari mettere via un panino da dare a Riccardo per il lavoro, per Federico a scuola, la merenda, insomma, fantastici. Quindi ne ho prese due confezioni e ce ne sono 25 più grandi, 25 un po' più piccoli qui, quindi sono 100 in totale, 100 sacchettini, veramente tanti. Poi ho preso Riccardo non voleva, però lui non piaceva tanto, però mi ha accontentata. Volevo prendere questo qui che ho visto in altri video per metterci dentro le cialde del caffè. Ho pensato per la macchinetta di mettere tutte le cialde, sia di tisane che di caffè intenso, caffè macchiato, tutte le cialdine della macchinetta in un unico contenitore, perché veramente, ragazze, queste scatole che prendiamo noi originali della Dolce Gusto Nescafè che abbiamo noi, veramente sono grosse così, quindi mi occupano tutta l'anta dello zucchero. E quindi ho pensato da tenere fuori da quell'anta, quindi recuperare un po' di spazio per biscotti, cereali, zucchero, caffè, eccetera. Caffè intendo in polvere, la confezione, il barattolo che abbiamo, lo zucchero di canna integrale, zucchero normale, dolcificato, c'è una marea di roba in quell'anta.
non ce la fa più. E quindi ho pensato una cosa così un po' più carina, anche solo da mettere sulla penisola che abbiamo noi, che tanto basta organizzarla meglio, ci mettiamo tutte le cialdine all'interno e così quando uno ne vuole una basta che alza il coperchio, se la prende e si fa il caffè. Secondo me è un'ottima idea, Riccardo non capisce. Non capisce queste cose di casa, diteglielo voi. Poi, questo qui anche, sono contentissima anche di questo acquisto, non l'ho mai visto, deve essere un nuovo prodotto. Si chiama Stuck e è un appendino. Noi abbiamo già il gancio in bagno, l'aveva già messo Ricky. Solo che quello che abbiamo me l'aveva regalato mia mamma sempre all'IKEA, quelli fatti che sembrano un po' di paglia. Però si è tutto macchiato di rosso, quindi fa un po', insomma, non è. Proverò a smacchiarlo nel frattempo e magari utilizzarlo per altro, però non lo butto di certo. Però questo qua è più capiente, visto che noi abbiamo un mobiletto in bagno che tiene pochissime cose, ho pensato che questo, guardate quante tasche ha, vi faccio vedere il disegno, è veramente molto molto capiente, ha molte più tasche, ci potrei mettere anche la piastra, cosa che adesso devo mettere sotto al mobiletto, quindi buttare la scatola, tenere la piastra, arrotolare il filo e metterlo in un taschino. Stessa cosa il phon più piccolino per Federico, tutte le cose che utilizziamo, i cotton fioc, assorbenti, tutto da fare le taschine che non si veda tutto, insomma, anche perché sono belle profonde, si vede anche nel disegno, vedete che sono belle lunghe, quindi le cose vanno bene giù e non sbucano fuori come in questo qua che fa un po' disordine. Quindi sono veramente contenta anche di questo acquisto. Poi qua c'è la mega scatola di cui vi parlavo, le classiche scatole IKEA che conoscerete tutti, con relativo coperchio che vi ho fatto vedere prima, per chiudere ovviamente. Poi ci sono ancora due cosine. Allora, non volevo prenderlo, vi dico la verità, poi Ricky ha visto che lo guardavo e me l'ha preso. Ed è questo tagliere che vedo sempre, sempre, sempre a tutti ed è una figata da tenere sempre appoggiato lì. Ed è il tagliere quello che si incastra al top, quindi quello che si può appoggiare direttamente al top ed è fantastico veramente perché è bello. L'altro che ho è tutto rovinato, quindi insomma da andare a sostituirlo. Questo qua lo trovate a 9 euro. Vedete che ha il gancio per il top, quindi è un tagliere che rimane lì, quindi fa anche, è carino anche esteticamente. E poi non credo che riuscirò a tirarvelo su, anche perché, no, sì, forse ce la faccio. Aspettate. Allora, e poi abbiamo preso anche, non c'è il disegno, sì, questo qui. Che è un tavolino, scusate, non ce la faccio, pesa troppo. Con praticamente una struttura, è piccolino, non è tanto grande, in vista di una cosina che arriverà qui a casa il 5 di febbraio. Non vi dico niente, sorpresa, vi farò poi il vlog quel giorno lì. Arriverà una cosina nuova in casa che abbiamo acquistato e diciamo che il tavolino che abbiamo non ci sta più bene e quindi è anche troppo grande quello che abbiamo, che è quello lì base dell'IKEA bianco. Ci sta proprio male e quindi abbiamo optato per un tavolino un po' più piccino perché comunque non si poteva stare senza tavolino perché ci sono le spine dove carichiamo il telefono. A volte mi serve un appoggio per il portatile dove edito i video perché mi metto sempre sul divano solitamente, quindi accanto al tavolino dove appoggio comunque il tutto. Quindi ci andava una cosa un po' più piccolina e quindi insomma poi lo monteremo e basta ragazze, io credo di avervi realmente mostrato tutto, quindi parecchie cose, è durato tanto questo video. Io spero di avervi intrattenuto, di avervi tenuto compagnia. Scrivetemi qui sotto se indovinate cosa arriverà per la casa, una cosa nuova il 5 di febbraio. E poi scrivetemi cosa vi è piaciuto di più tra tutte le cosine che vi ho fatto vedere, sia di Chiavi che di IKEA. Sono curiosissima, fatemi sapere, vi mando un bacione, lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi, mi raccomando. Ciao!